Diamo il benvenuto a Matteo Rizzato, che con Davide Donelli è autore del libro Io sono il tuo specchio, sottotitolo Neuroni, specchio ed empatia, edito dalle edizioni Amrita. Questo libro contiene una prefazione del professor Giacomo Rizzolatti, eminente scienziato italiano a cui si deve la scoperta dei neuroni specchio, e in questa intervista rispettiamo la stessa struttura, lasciando a lui la parola prima di tutto per descriverci la sua scoperta. I neuroni specchio sono un particolare tipo di neuroni scoperti originariamente nella corteccia motoria di scimmie, che si attivano sia quando la scimmia compie un atto motorio, sia quando osserva un atto motorio. Questi neuroni sono stati, neuroni con queste proprietà, sono stati successivamente trovati anche in altre aree. Oggi infatti si tende a parlare di un meccanismo specchio, cioè una capacità di trasformare l'informazione proveniente dal mondo esterno, di azioni provenienti dal mondo esterno, emozionali o non, in atti motori dell'individuo. Vi farò vedere qualche esempio, ma il concetto è questo: immaginate di essere in un bar e vedere una mano che afferra un bicchiere di birra. Nello stesso momento voi avete un programma motorio del vostro cervello che afferra il bicchiere di birra. Quindi noi abbiamo questa capacità di interagire con gli altri, perché quello che fanno gli altri entra dentro noi stessi. Abbiamo visto che c'è anche un sistema di neuroni specchio, un sistema mirror per i sistemi emozionali. Adesso non ho tempo di presentarvi tutti i dati. Questo che voi vedete qui aperta è una struttura che si chiama insula, l'isola, è una struttura emotiva. Ecco, nel momento in cui io ho d'emozione, soprattutto le negative, su cui abbiamo sicurezza, nel momento in cui io sento un odore cattivo, oppure uno mi fa male, si attiva quell'area e mi dà l'emozione corrispondente. Ma se io vedo uno di voi che soffre, mi si attiva esattamente quell'area lì. Cioè, noi abbiamo la capacità di entrare in empatia con gli altri e la sofferenza dell'altro diventa la sofferenza mia. Non è un'interpretazione cognitiva, eh? Non è che io capisco che lui sta male, ma proprio il suo male entra dentro di me, come se io avessi avuto il dolore. Comincerei col chiedere a Matteo, se è lecito avvalorare quella vox populi che ogni tanto si sente, secondo la quale, la scoperta dei neuroni specchio è per la psicologia quello che la scoperta del DNA è stata per la biologia. Beh, sì, è un paragone che con il tempo credo sarà sempre più confermato. È un paragone importante che è stato detto. In una società così orientata al correre, all'accumulare, al competere, ci si rende sempre meno conto di come noi comunichiamo. Siamo quasi addormentati, viviamo meccanicamente, dimenticandoci di quello che è il nostro atteggiamento e di quello che noi immettiamo di noi stessi nell'ambiente circostante. La scoperta dei neuroni specchio, ci dice che in ogni istante noi veniamo compresi dagli altri che ci guardano e si comprende, oltre alle nostre azioni, si comprendono anche i nostri stati d'animo, il nostro stato interiore ed è questa la vera scoperta, che è evidente, agli altri il nostro stato e addirittura ci imitiamo a vicenda a livello inconsapevole, cioè inconsapevolmente ci viene da imitare gli altri. Capire che gli altri ci comprendono così profondamente ha ovviamente delle ripercussioni davvero notevoli nei nostri comportamenti e addirittura nel nostro modo di pensare. Matteo, tu sei un formatore nella vita. Ci si chiede come mai un formatore è arrivato a occuparsi di neuroni specchio? Beh, gli scienziati hanno confermato e stanno confermando attraverso un lavoro straordinario, quello che, sarà una rivoluzione nella comunicazione di tutti. Hanno dimostrato delle cose che erano già state intuite da Aristotele, quindi veramente molto tempo fa, da Adam Smith, da Darwin. Un formatore come me, specie se si interessa di argomenti come la comunicazione e le relazioni, ha tutti i giorni, la riprova dell'esistenza del sistema specchio, lo vede proprio nella sua diretto operare. Nella mia esperienza, ho potuto rilevare un'infinità di volte la funzionalità di questo meccanismo, in un luogo come l'aula, ad esempio, che è spesso un ottimo amplificatore di emozioni e di sensazioni. Diciamo che è l'ambiente ideale per vedere queste cose.
altro aspetto più sociologico, direi non medico, dei neuroni specchio è stata la dimostrazione che esiste un meccanismo che è stato un po' postulato, ad esempio, da Adam Smith, che mette in contatto noi e gli altri, cioè che noi non siamo né delle monadi indipendenti l'uno dall'altro, né abbiamo solo una cattiva relazione con gli altri, l'homo homini lupus, ma che c'è un meccanismo naturale, biologico, che ci fa stare bene con gli Dal punto altri. di vista etico-morale, direi che questo è un meccanismo che ci dice come siamo predisposti, in realtà, per quello vi ho fatto vedere la frase di Adam Smith, ad essere buoni. Se poi non siamo buoni, ci sono vari motivi, alcuni patologici, ma altri molto legati alla società e a una spinta che è contraria a quello che invece è necessario alla nostra felicità, che è quello di essere in empatia con gli altri. Se manca l'empatia degli altri, se prevale l'egoismo, il narcisismo, come direbbe un psicanalista, è difficile essere felici e si finisce per essere soli. Ed è questo forse il problema di molti dei nostri giovani. Quando tu e Davide avete scritto questo libro, avete fatto una riflessione particolare sul pubblico, vero, a cui rivolgervi. Ci puoi dire qualcosa sul pubblico ideale di questo libro? Sia io che Davide abbiamo studiato l'argomento, gli argomenti relativi ai neuroni specchio e abbiamo pensato che la scoperta fosse talmente eccezionale che ci siamo detti: ma questa cosa qui, perché non la spieghiamo meglio, che possiamo a tutti? Perché essendo un argomento a volte anche ostico, non abbiamo trovato, diciamo così, nella bibliografia esistente qualcosa di spiegabile in modo semplice. E allora abbiamo pensato una sfida che ci è venuta in mente, perché non ci proviamo noi? Per concludere, io ti farei la classica domanda da 1 milione di dollari. Prova a dirci in 30 secondi perché uno dei lettori di Amrita dovrebbe comprare il tuo libro, il tuo e di Davide, ovviamente. Beh, direi che è la motivazione che io andrei a cercare per persuadere nell'acquisto del nostro libro è che nel libro ci sono degli strumenti nuovi che potrebbero migliorare di molto la nostra comunicazione e rendere più facile le nostre relazioni. Quando le relazioni sono più semplici, più consapevoli, sono anche più efficaci. Comunicare meglio al giorno d'oggi è una caratteristica sempre più indispensabile e sempre più richiesta. Credo che i benefici di avere strumenti in più siano benefici nell'interesse di tutti. Salutiamo e ringraziamo Matteo, salutiamo anche l'altro autore, Davide Donelli. Auguriamo a tutti i lettori di questo libro una buona lettura.